Ciao, un nuovo giorno. Oggi è giovedì 3, 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Scalpitanti di passione. È la passione oggi a guidare la giornata. Meno male che dopo ore impegnative sul lavoro almeno la sera potete disporre del vostro tempo e del vostro spazio come più vi piace. Sì, dunque all'uscita tra amici, catalizzati dalle vostre opinioni originali, straordinariamente controcorrente, miracolo di Urano nel segno buon amico della Luna, che proprio nel pomeriggio ha cambiato collocazione passando dal campo nemico dell'Acquario a quello amichevole dei Pesci, dove subito incontra Giove compagnone. Sia alla corsa al parco ma anche alle maratone d'amore, se è questo che il vostro cuore vuole. Con la grinta che emanate c'è sempre qualcuno pronto a farvi il filo e a seguire le vostre orme, piacete e soprattutto convincete, perché anche nella piena attività infondete tranquillità e sicurezza. Un rapporto che si basa esclusivamente sulla fisicità senza nessuna base di amore e di affetto. Nella coppia non c'è stima, c'è inganno, c'è rischio di essere ingannati. Attrazione fisica nel rapporto, un partner carismatico, magnetico ma che non ama. Inganni nella coppia, incertezze, trabocchetti di rivali, tradimenti, menzogne e bugie. Se state organizzando o pensando a una convivenza, accertatevi di fare tutto per bene con buon senso. Soprattutto per la scelta di dove abiterete. Le uniche certezze che avrete oggi al lavoro è il peggioramento temporaneo dei rapporti con colleghi, partner, soci o collaboratori. Tranquilli, perché si tratta di una fase passeggera in attesa che Mercurio si mostri di nuovo benevolo. Oggi pensate di organizzare una piccola vacanza con le persone che vi interessano. Pensate a costruire piuttosto che a dissipare, oggi particolarmente ponete attenzione a non distrarvi dal lavoro o dallo studio. Oggi Venere potrebbe aiutare alcuni di voi a trovare la strada maestra dell'amore. Se siete in coppia potreste sentirvi come rigenerati, se single potreste avere occasioni irripetibili. Dovete lottare a denti stretti se volete un lavoro o migliorarlo. È tempo che cresciate soprattutto nell'impegno e nella costanza. Buone notizie che arrivano da lontano. Oggi scoprirete una piccola e insignificante bugia ma che vi procurerà un fastidio terribile. Se pensate che la vostra fiducia sia stata tradita, cercate di ridimensionare il tutto. In fondo si tratta di un piccolo incidente di percorso. Oggi per alcuni è un giorno di grandi novità, soprattutto in amore, e proprio quando meno ve lo aspettate potrebbe verificarsi l'imprevedibile. Abbiate fede e non perdete la speranza. Mercurio oggi non vi è amico, difficoltà in comunicazioni e spostamenti, posta in ritardo, disagio con cellulari e posta elettronica. Nella giornata di oggi, vi troverete al centro dell'attenzione di alcune persone che si aspettano molto da voi. Abbiate la decenza di riconoscere che siete gelosi e che vi fa male vedere un vostro amico interessarsi ad una persona che non stimate. Non vi stupite se non siete in grado di gestire i vostri colleghi e i vostri amici, come dicono tutti. Siete troppo buoni e la bontà non va a braccetto con il comando. Concentratevi sul lavoro o sui vostri impegni, questo vi aiuterà a non dare retta alle parole di una persona poco affidabile. Configurazione dei transiti discreta per voi quest'oggi, nulla ostacola, scalfisce o intralcia il vostro cammino. Solo un drappello di pianeti in Acquario si trova in angolo dissonante e propone una fase di momentanea apatia, forse, per alcuni di voi taurini, di pessimismo. In linea generale bisognerà fare attenzione agli eccessi alimentari e ai godimenti edonistici in genere, specie se siete nati nella seconda decade. Cari Toro, nell'ultimo periodo siete molto stressati e questo potrebbe riversarsi anche sull'amore. Cercate di evitarlo. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è difficile. Probabile che voi abbiate qualcosa da risolvere in ambito economico. Sarete confrontati ad una situazione in cui non sarete in grado di agire da soli. Siate ragionevoli con il cibo, gli eccessi sono allettanti ma il fegato ha bisogno di un periodo di riposo. Vi siete esercitati ad essere migliori di quello che vorreste dare a vedere, ma finora, vi siete sempre persi per strada. Ebbene, raggiungere la perfezione non è possibile.
quindi è meglio cercare di apprezzare se stessi per quello che si è. Se poi si vogliono aggiustare piccoli difetti, tutto di guadagnato, ma bisogna farlo perché lo si vive come un disagio, non per apparire. Sarebbe solo una menzogna che vi raccontate di cui gli altri si accorgeranno subito. Una serie di obiettivi da raggiungere con metodo, non sarà facile, precisa la luna allo zenith, ma con la vostra volontà e la pazienza ce la farete senz'altro, sarà solo questione di tempo, ecco il messaggio della bianca signora allo zenith in quadratura. Serata dedicata agli amici, voluta dalla luna passata in sestile insieme a Giove, da loro ricevete molto, consigli, supporto e se occorre consolazione. Amore ed Eros. Gioco erotico bollente, ancora più intenso e sentito se per lavoro o affari vi trovate fuori casa. Anche l'ambiente ha la sua importanza, vi riporta con la mente alle scene di qualche film speziato. Non vi occorrono videocamere o giochi particolari, la passione che vi lega è già più che sufficiente a regalarvi ore d'amore non-stop. Il vostro istinto non mente, è un buon momento per rinnovarsi, sia dal punto di vista esteriore che interiore. Fatale è stato un incontro di pochi minuti con una persona che, già tempo fa, vi aveva fatto arrossire. Avvicinatevi alla persona amata con più delicatezza quest'oggi cercando di comprendere un suo momento particolarmente complicato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di maggio. Provate a intavolare un dialogo sereno e razionale e vedrete che ogni tensione e timidezza si allontaneranno. In serata ritorna il buon umore e anche il calore erotico contribuirà ad alimentare e a rinsaldare l'unione. Successi indimenticabili per tutti i single del segno. A voi la scelta se accasarvi. Lavoro e denaro? Progetto innovativo da portare avanti in squadra, stabilendo tempi, ritmi e ruoli. Ma che nessuno faccia il capo, collaborazione non competizione sarà il motto del momento. Qualcuno probabilmente ti sfiderà per diversi motivi. Forse questa persona pensa che tu sia troppo espansivo e ottimista nel tuo approccio. Non tirarti indietro senza combattere. Sembra che gli siano gli altri ad aver bisogno di imparare qualcosa da te. Sentite il bisogno di parlare e esternare il vostro pensiero specie se avete abbracciato la libera professione. Non avete torto, ma gli astri vi consigliano di riflettere prima di agire. Plutone nel segno della razionalità, del rigore, dell'autocontrollo, il Capricorno, segno vostro amico fidato sulla ruota dello zodiaco, vi aiuta a comprendere e essere lucidi prima di agire. Benessere. Tutto ok se sfogate il surplus energetico con lo sport, altrimenti rischiate una notte insonne a scalciare nel letto o a contare le pecorelle, peccato che dovrete arrivare almeno a 3655 prima di piombare in un sonno ristoratore. Se ti senti suscettibile alla malattia, o se hai rimedi erboristici preventivi come echinacea e astragalo, tutti facilmente reperibili nel tuo negozio di alimenti naturali. Come calmante. Si consiglia il frutto della papaya. Per lei, anche in città cercate il vostro angolino di natura, il contatto con il tronco o almeno con la pietra e la terra non asfaltata è vitamina per la vostra anima. Aspettando il weekend in montagna. Per lui, nervosetti, tentate di non darlo a vedere, ma quando la tensione emotiva fa salire la pressione vi ritrovate con l'emicrania. Soluzione, una bella corsa o una sequenza di karate. Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.